Ciao a tutti, bentornati, sono tornata e sono tornata perché voglio truccarmi con voi. Come vedete la mia faccia è sfattissima, voglio truccarmi con voi, voglio mostrarvi un po' di prodotti che ho acquistato, un po' di prodotti nuovi che ho acquistato. Vi ho anche mostrato qualcosina in un video haul che ho fatto ultimamente, quello di Sephora e di Look Fantastic. Ci sono anche dei prodotti che non vi ho mostrato ma che mi piacciono e che sto utilizzando e che mi stanno piacendo tanto, per cui stringiamo il brodo e andiamo avanti. Partiamo con il correttore. Io ormai mi sono fidelizzata a questo correttore. Sto parlando del correttore di Smashbox. Questo qui è lo Studio Skin Flawless 24 ore. Lo amo. L'ho preso l'anno scorso per la prima volta, ma lo sto praticamente ricomprando tutte le volte che mi termina. Mi piace tanto perché sto usando anche i nuovi pennelli della Real Techniques e sto utilizzando il Deluxe Crease Brush e uso questo qui per stendere il prodotto. Dicevo, mi piace tanto questo correttore perché soprattutto per il contorno occhi non mi finisce assolutamente mai nelle pieghette. Ho provato anche, non so se avete visto il correttore, nel video in cui vi mostro il trucco della Makeup Revolution, cioè c'è una differenza abissale, vabbè, anche il prezzo è quello che è, chiaramente, se parliamo di due fasce completamente diverse, però quello lì mi è andato nelle pieghette immediatamente dopo aver finito il trucco. Lui invece non mi va mai nelle pieghette, posso stare anche una giornata intera. Do l'impressione di non avere assolutamente il correttore, quindi questa cosa è fantastica, è meravigliosa. Poi mi illumina tanto il contorno occhi, quindi trovo che sia molto 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 buono. Coprente al punto giusto, quindi io ve lo straconsiglio, è meraviglioso come correttore. Come fondo, il mio fondo di questo periodo è il fondo di Dior ed è il Forever Skin Glow, ed è lui. Il mio è il numero 1N, invece del correttore, vi dico anche la colorazione che uso io, è la Light Neutral. Del correttore, del fondotinta invece, questo qui, il Forever Skin Glow, il numero 1N, mi sta piacendo tanto anche lui, ha la pompetta in questo modo, l'erogatore in questo modo, e uso anche il famosissimo Expert Face Brush di Real Techniques. Li sto usando per la prima volta con voi, li ho messi da parte per un po' perché volevo usarli per la prima volta facendo un video insieme a voi. Questo pennello è meraviglioso, stende il fondotinta in una maniera come pochi pennelli sanno fare secondo me, quindi io il mio si è rovinato perché ce l'ho tipo da forse 3-4 anni, adesso non lo stavo utilizzando più perché perde setole dopo diversi anni, può succedere, però davvero è stravalido. Il fondo anche mi sta piacendo tanto perché è molto molto leggero, dà quella sensazione di lucentezza al viso ma allo stesso tempo copre, e quindi mi piace tanto, mi piace tantissimo. Io faccio un paio di strati generalmente andandolo a settare per bene. Avevo anche preso la spugnetta ma non la trovo, vabbè, andiamo senza spugnetta, la Simil Beauty Blender, per andare a settarla un pochettino meglio se la trovo. E poi faccio un pochino, una nocettina di prodotto, un altro po', faccio una seconda passata, anche perché ho bisogno di mantenere il trucco diverse ore, insomma, perché devo andare al lavoro, sarò tutto il giorno fuori e quindi vorrei che il trucco mantenesse il più possibile. Inizialmente ero scettica con questo fondotinta perché l'ho preso, ovviamente io mi sono fatta convincere, insomma, quando poi vedo questi packaging bellissimi, Dior, lo stand di Dior, Chanel, io sono un po' così, mi faccio molto prendere. Poi andiamo di cipria. Come cipria utilizzo la cipria di Fenty, la sto utilizzando da un anno e non termina, è tutta sempre qui. Cioè, non ce l'ho da un anno, utilizzo davvero, vi giuro, solo lei e non finisce mai, non finisce assolutamente mai. Io l'adoro questa cipria, è molto 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 buona. Io penso, cioè ho l'impressione che mi vada a fissare molto bene il trucco, molto. E
Inoltre, anche leggermente un po' di con la sensazione di andare a levigare anche la pelle, io la vedo, ma la cosa essenziale per quanto mi riguarda è che mi vada a fissare bene bene il trucco. Tra l'altro, questo fondotinta di Dior non è matte, è anche un po' glow, quindi almeno per la mia pelle che è mista, è giusto anche andare a fissare con una buona cipria. Facciamo le sopracciglia con il prodotto di Diego Dalla Palma. Questo è un altro prodotto che adoro. E anche lui è un fedelissimo, cioè io sono fedelissima di questo prodotto. Molto molto valido. Io poi, sapete, mi trovo molto, ce l'ho da un sacco di tempo questo prodotto e lo utilizzo tutti i giorni e non mi termina. Dicevo, io sono molto più pratica con i pottini piuttosto che con le matite. Prima utilizzavo solo matite, questi prodotti non li sapevo assolutamente utilizzare. Poi però adesso, non so, mi ci trovo molto molto meglio perché riesco a disegnare le sopracciglia davvero come voglio io, e la matita trovo che dia quell'effetto di finto. Fatte le sopracciglia, andiamo di contouring e bronzer. Io utilizzo da sempre, o meglio da sempre, da quando ce l'ho, quindi da un annetto, questa palette, è la palette di Smashbox. Questa qui è la Kali Contour, tra l'altro voglio comprare la nuova palette di Smashbox. All'interno è così, con i vari... magari se faccio così è meglio, con un blush, e lui un blush, una terra fredda, due illuminanti, un altro illuminante e che altro? Una terra calda. Andiamo di contouring, io utilizzo la parte fredda. È una palette fantastica, versatilissima e la portate dove volete. La portate ovunque, è stracomoda. Io davvero ve la straconsiglio. Per questo motivo voglio comprare la nuova palette di Smashbox, quella non ricordo come si chiama, comunque ha a che fare sempre con Kali e qualcosa. È meravigliosa. Comoda, versatile. Le polveri sono fantastiche, sono veramente molto molto valide. E poi io ce l'ho da un anno e ce l'ho ancora qui intatta, non ho consumato nessuna cialda, vi dura davvero un sacco di tempo. Poi se avete tante palette o comunque variate con i prodotti vi dura un'eternità, solo che io mi trovo così bene che non riesco a cambiare, a provare altri prodotti. Passiamo agli occhi adesso e utilizziamo la nuova Huda, la nuova palette di Huda Beauty, la nude, la versione medium. Vi ho già fatto vedere all'interno le colorazioni sono queste, tra l'altro molto molto carine. Allora, iniziamo un po' a creare qualcosina. Con un pennello per sfumatura prendo questo marroncino qui. Tra l'altro posso utilizzare anche il suo specchietto, molto più comodo da tenere rispetto al mio. Io le polveri di Huda non le ho mai provate. Questa è la mia prima palette di Huda Beauty, ma ne sento parlare in ogni dove, in ogni come, quindi spero, insomma, si confermi quello che dicono, per quello che dicono, insomma, che davvero tutti me ne parlano, mi hanno parlato molto bene di questi prodotti, quindi confido tanto in questa palette. Poi trovo che sia anche molto versatile. Io sono sempre per la comodità, per le cose pratiche, per le cose versatili, e quindi la trovo anche molto molto versatile. Andiamo a sfumare per benino. Tra l'altro sono stra sfumabili questi ombretti, wow. Poi prendo quest'altro colore più scuro, ho preso quello più chiaro, vado a prendere quello più scuro per andare ad intensificare un po' nell'angolo e anche al centro, diciamo dall'angolo verso il centro, ed è un terracotta, sì, è un colore un po' più intenso rispetto al marroncino che abbiamo utilizzato all'inizio. Andiamo verso l'esterno sempre.
dall'angolo verso il centro, e io ho sempre il problema del naso che mi prude in ogni video, ragazze, vi giuro, in ogni video c'è un momento in cui ho il naso che mi prude, che mi dà un fastidio incredibile. Mamma, dobbiamo sopportare anche questo. Poi con un altro pennello, un po' più piccolino, questo qui, prendo quest'altro colore qui, che è una specie di marroncino, o un bordeaux, forse un marroncino, no, non riesco a capire bene. E andiamo solo nell'angolino, e non andiamo molto oltre, diciamo, ci fermiamo semplicemente a metà. A differenza degli altri che li abbiamo sfumati, al massimo andiamo sopra la rima delle ciglia, ma non andiamo poi troppo al centro. Stessa cosa, la facciamo qui. Ci fermiamo ad un certo punto. Qui cerchiamo di sfumare per bene. E con un pennello piatto andiamo a prendere questo dorato, questo shimmer dorato che vedete qui sotto, e lo picchiettiamo dal centro, dall'angolo dell'occhio fino al centro. Wow. Wow, è fantastico. Wow, fantastico. Meraviglioso, ragazze. È una meraviglia. Io spero si riesca a vedere bene dalla telecamera, però è stupendo. Poi con uno dei due pennelli con cui abbiamo sfumato prima, sfumiamo un pochettino la parte dell'ombretto, diciamo, shimmer con questa parte qui, in modo che si vada ad uniformare per bene. Poi con un pennello sempre che non trovo, però eccolo, con lui la parte di questo marroncino qui, che abbiamo utilizzato nell'angolo, quello un po' più scuro, andiamo sotto la rima ciliare. Anche se questo non è il pennello adatto per fare questa cosa, non ce l'ho sotto mano, quindi senza creare l'effetto occhio gonfio, poi per un attimino andare a definire con il pennello del correttore. Senza neanche aggiungere troppo prodotto, io faccio anche così a volte. Ci siamo. Sì, poi sempre con un pennello abbastanza ampio da sfumatura, alla fine fine io vado così, sfumo senza, come se non ci fosse un domani, giusto per fare qualcosa, insomma. Bene, poi passiamo, gli occhi per quanto mi riguarda possono andare, andiamo di blush. Utilizziamo sempre il nuovo prodotto di pennello di Real Techniques. Mettiamo un po' di blush della palette di Smashbox, che è un altro blush che mi fa impazzire, molto bello. Sempre nella stessa palette prendiamo anche l'illuminante. Io prendo questo qui, il più chiaro, e vado un po' a dare un po' di luce. Questo, tra l'altro, questo illuminante è molto bello, è molto fine, molto elegante, è meraviglioso. Un po' sulla punta del naso, sul nasino. Ok, adesso andiamo di eyeliner. Sempre eyeliner presente. Ah,
Ah, non vi ho detto, l'eyeliner che utilizzo è l'eyeliner di Fenty Beauty, che è molto simile all'eyeliner di Nabla, sempre a penna, non è in feltro ma in setole, mi ci trovo da Dio, ce l'ho anche lui da un bel po' di mesi, lo utilizzo tutti i giorni perché quello di Nabla purtroppo è terminato e utilizzo il mascara. Il mascara è questo qui di Dior, il Pumping Volume, una cosa del genere, il Dior Pumping Volume, anche se questa è stata una delusione perché si è seccato, già terminato, l'ho preso, non ricordo, però comunque insomma, pensavo, credevo mi durasse un bel po' di più, invece praticamente non c'è, è finito, è terminato. Infatti c'è pochissimo prodotto all'interno, sto cercando di utilizzarlo il più possibile perché mi dispiace averlo terminato, però purtroppo, ma non penso di ricomprarlo perché trovo che si sia seccato, quindi troppo troppo in fretta. Questa cosa mi ha fatto un po' storcere il naso, non mi è piaciuta molto. Quindi diciamo che questo qui è un bocciato. Anche se all'inizio l'effetto mi piaceva tanto perché me le pettinava, me le incurvava, però non può durare così poco un prodotto che pago così tanto. Diamine! Quindi no. Poi adesso l'effetto non è nulla di che, è come se fosse un semplice mascara di bassa categoria, quindi no Dior, no mascara Dior. Infine andiamo di rossetto e utilizzo il rossetto nuovo di Nars, il Dolce Vita, che adoro follemente, è proprio il mio colore. È cremoso, comodissimo da applicare, bellissimo. Che dire, io sono pronta. Mi è piaciuto, mi piace il trucco che ho fatto. Anche lui è abbastanza intenso. Ultimamente mi sto proprio dando la pazza gioia con i trucchi intensi. Spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia, spero di aver fatto vedere almeno al meglio i prodotti che ci tenevo appunto a mostrarvi. E nulla, vi mando un bacio grande, ci vediamo al prossimo video. Ciao!